È una notte così splendida oggi. Meglio andare a riposare. Ehi. Buongiorno, Piper, anche se non ci sei. Che stai combinando, Nick? Ah, oggi l'aria è pulita, niente piogge radioattive. Possiamo continuare la nostra avventura. C'è un uomo in mutande per qualche motivo. Se lavori, mangi. Molto semplice. Perché sei in mutande? È il momento di fare una visita alla dottoressa Amari, ma prima sono salito di livello. Cosa potrei aumentare? Esperto di demolizione effettivamente me lo richiedono, però vorrei aumentare molto il danno delle armi da mischia. Penso che però sceglierò consapevolezza questo giro. È meglio sapere quali sono le debolezze dell'avversario, no? Anche se effettivamente possiamo spaccare un bramino in due solo guardandolo. Good Neighbor si trova qui, vicino al laghetto dei cigni. Andiamo a fare una visita a un amico. Tra l'altro, Nick, quando è che te lo rimetti il cappello? Comunque, abbiamo delle nuove armi. Penso che sia arrivato il momento di provarle. Ehi là, amico. Ora so come ti senti, Angelino. Mi aspettavo un po' più di resistenza da Swan. Oh beh, grazie lo stesso. Ma c'è anche il cigno, ma che figo. Gli attacchi normali crescono il potere, gli attacchi potenti lo liberano. Figata, proviamolo. Dobbiamo provarlo assolutamente. Hanno fatto davvero un gran lavoro con questi modelli unici. Mi chiedo se gli attacchi normali il potere aumenti effettivamente, anche se uccido per esempio un cadavere o devo uccidere veramente qualcuno. Lo scopriremo quando troveremo un nemico, cosa che spero succeda abbastanza presto. Ehi, ghoul! Ecco qua, aspetta. Vieni. Ah, dannazione. Ecco qua. Ah, libera un attacco di fuoco. È quello il potere nascosto. Cioè, gli dà un colpo talmente potente da liberare le fiamme. È il Red Hawk di Luffy. Vieni qua che ti spezzo in due ora. Madonna mia, l'ho disintegrato. Aspetta che crepa. Ecco fatto. Continuiamo ad usare questo perché voglio build upare ancora un po' di potere. Dov'è quello leggendario? Mamma mia, ma è di una cattiveria immensa sto coso. Vieni qua che ti spacco la faccia ora. Oh, per quasi shottare un super mutante leggendario vuol dire che di danno ne fa sta roba. Ah, carina. Questo pugno fa un danno incredibile se shotta quasi un super mutante. Però eccoci finalmente a Good Neighbor. Buongiorno, Good Neighbor. Alt. Prima volta a Good Neighbor? Qui non si può girare senza assicurazione. Certo, certo, Pietro Ubaldi. Stai indietro, pivello. Levati di mezzo. O sarai tu ad aver bisogno di un'assicurazione. Ehi, ehi, calma. Facciamo che, per ora la tua assicurazione è pagata, ok? Ehi, calmiamoci. Pausa, ok? Nick Valentine arriva in città e tu disturbi la persona che lo accompagna con le tue stronzate da estorsore. Hancock, ciao! Hancock? A te che importa, non è una di noi. Non hai rispetto per il tuo sindaco, Finn? Ho detto di lasciarla stare. Ti sei rammollito, Hancock. Ehi. Permetti agli sì, reietto un cazzo. Guarda che ti conosco io, Deacon, Amico, guarda che stai lì, stiamo parlando. Scusami. Ma lascia, è un sintetico quello? Scusatemi, dovevo fare assolutamente una foto qui perché sto stronzo se la merita tutta. Ora, perché hai detto così? Sai che mi hai spezzato il cuore. So che avresti gestito la situazione al meglio, ma ogni tanto un sindaco deve dare il buon esempio. Stai bene? Hai voglia? Sto bene, grazie. Sto bene. Grazie. Deacon, rimanitene fermo che ti voglio parlare. Ora non lasciare che questo piccolo incidente influenzi il tuo giudizio sulla No, tranquillo, non giudico nulla io. È della gente per la gente, capito? Tutti sono i benvenuti. Grazie, Hancock. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Ottimo.
Comportati bene e diventerai dei nostri. Grazie, sindaco. A patto di ricordarti chi è che comanda. Assolutamente. Deacon? Deacon, dove sei andato? Eccolo qua. Scusa. Che giornata, eh? Proprio, vero? Non hai nient'altro da dirmi? Solo questo? Sono tutti benvenuti a Good Neighbor. Persino io. Qualunque cosa sia questa confraternita d'acciaio, quella storia del veniamo in pace io non me la bevo. E c'ha ragione, signora. Ma si sono messi a lanciare i pomodori addosso a un sintetico, ma che davvero? Oh, salve, un mercante! Clio! Ehi, ciao. Tutto qui è garantito per ferire. Meno male. O uccidere. Meno male! A tua discrezione. Eccetto me. Io uccido solo quando voglio. Benissimo, allora commerciamo. Vediamo cos'hai. Morte e terrore. A prezzi scontati. Ti ringrazio. Festaiolo. Il nemico ucciso con quest'arma crea un'esplosione bonus che può effettuare una reazione a catena. Fantastico, bellissimo, lo voglio. Hai un Vector. Fantastico. 146 monete, ok. Ti ringrazio. Una banca. Qui forse possiamo cambiare. Ok, se ti vendo tutto questo, quanto mi dai? 3600 tappi. Mica male. Il problema è che lui ne ha 600. Ok, questo non è buono. Va bene, scambiamo 600 tappi per ora. Buongiorno, sindaco. Bella giornata. Oh, guarda, dei mercanti. Vediamo cosa vendono. Sì, anche se non hai il voiceover, voglio comprare. Perfetto. Ok, questo vende cianfrusaglie. Tu vendi vestiti, vero? Vuoi comprare qualcosa? Dai, un'occhiata. Dai, ti compro un fedora, almeno ti faccio girare un po' i tappi. Nick, visto che il tuo cappello per qualche motivo è scomparso, beccati almeno un fedora, va? Tu che cosa vendi, droga? Sì, vendo delle medicine io. Vediamo che cos'hai. Va bene, guarda pure. Hai per caso degli steampack? No. Peccato. Tu che cosa vendi? Scusa. Qui ci sono i rottami migliori del Commonwealth. Ah, fantastico. Tu hai delle riviste. Tu secondo me sei interessante. Posso rubarti? No, peccato. Ehi. Hey. Cerchi qualcosa per dimenticare le preoccupazioni? Fred Allen, Hotel Rexford. Ci pensa lui a te. Ok, ti ringrazio. Meglio che la confraternita d'acciaio stia alla larga da Good Neighbor. Perché sei così vicino? Oh, peccato, sembravi avere roba interessante, eppure non vendi nulla. Tu, bambina, invece, che cos'hai? Ovviamente vende giocattoli. Però 200 tappi per Buttercup, mica stupida la ragazzina. Ma quante nuove aggiunte qui a Good Neighbor. Tu vendi la carne, non c'è neanche abbastanza da chiedere. Tu vendi armi, sembra interessante, vediamo. Vediamo, hai qualcosa di unico? No, hai solo delle armi generiche. Comunque, bello, bravo. Aspetta, questo c'ha un ghoul. Perché avete uno splendente qui? Ti porti addosso roba mica male. Meglio se ne vendi un po' a Daisy prima che qualcuno te la rubi. È una minaccia questa? Entriamo al Memory Den, dottoressa? Bene, bene. Mr. Valentine, pensavo ti fossi dimenticato della piccola Irma. Potrei anche dimenticarmi l'antro, Irma. Ma non potrei mai dimenticarmi. Giustamente, bravo Marpione. Amari è il piano di sotto. Romantico. Ma tu, Irma, a cosa servi in tutto ciò? Seriamente? Andiamo a conoscere la dottoressa Amari. Buon salve, dottoressa. Immagino non sia una visita di cortesia. No, pensaci tu, Nick, a spiegarglielo. Pensaci tu, Nick. Abbiamo bisogno di un'estrazione mnemonica, Amari. Ma non sarà semplice. Il soggetto, Kellogg, morto stecchito. Siete impazziti. A parte il fatto che mi state chiedendo di profanare un cadavere, non capite che i simulatori mnemonici necessitano di cervelli intatti e vivi per funzionare. E qui viene il punto. Lui era un sintetico, in pratica. Lui era per metà macchina. Non possiamo trovare una soluzione. Questo cervello morto contiene informazioni sull'istituto, Amari. Il segreto scientifico più importante del Commonwealth. Serve a te, come serve a noi. D'accordo. Darò un'occhiata, ma non garantisco nulla. Lo avete con voi? Un po' spappolato, però sì. Igor, portami il cervello! Ecco tutto quello che ho. È tutto
quello che ho trovato. E questo cos'è? Non è un cervello. Questo è... un momento. Adesso se lo mangia. L'ippocampo. E questo affare collegato... un'interfaccia neurale. Quei circuiti sono terribilmente familiari. La cosa non mi sorprende. Secondo la mia esperienza, tutta la tecnologia dell'istituto ha un'architettura simile. Giustamente. Continua pure. Continua, dottoressa. Mr. Valentine è un sintetico di vecchia generazione. Ma vista la tecnologia dell'istituto, dovrebbe riuscire ad accogliere l'impianto cerebrale. Mi stai tuttavia, dicendo di unire Kellogg a Nick? Parliamo di collegare un'entità esterna al suo cervello. Non preoccuparti per me, Amari. Comunque non sono più in garanzia. Giustamente. Mi stai chiedendo davvero di collegare il mio amico a un cervello di un pazzo assassino? Lo apprezzo davvero molto, Nick. Lo apprezzo davvero, Nick. Mi ringrazierai quando avremo trovato tuo figlio. Molto bene. E quando mi pagherai, facciamo. Giustamente. Quando vuoi, Mr. Valentine. Siediti. Se comincio a blaterare come un vecchio mercenario brontolone, staccami. Vediamo un po'. Continua a parlarmi, Mr. Valentine. Il minimo cambiamento nelle tue funzioni cognitive può avere conseguenze estreme. Ti senti diverso? Ci sono molti bagliori, disturbi. Non riesco a interpretarli. Per forza, stai prendendo il cervello di un altro. Le funzioni mnemoniche sono codificate. A quanto pare, l'istituto ha previsto un'ultima misura di sicurezza. Giustamente. C'è un blocco nei ricordi dell'impianto. Soluzione? Dimmi che c'è una soluzione, dottoressa. Vediamo. La codifica è troppo complessa per una sola mente, ma se ne usassimo due? Metteremo te e Mr. Valentine nelle capsule mnemoniche. Poi attiviamo le rispettive funzioni cognitive in parallelo. Inception! Mentre la tua coscienza esplorerà tutti i ricordi che riusciremo a trovare. Va benissimo. Va bene, cominciamo. Va bene, cominciamo. Siediti lì e incrociamo le dita. Speriamo bene, allora. Ci vediamo dall'altra parte. Nick, grazie di tutto. Ciao Piper, ci vediamo presto. Guarda come mi fissa. Avvio migrazione onde cerebrali tra impianto e ospite. Grazie. Rilevo attività mnemonica proveniente dall'impianto. È deteriorata, ma c'è. Ora benissimo. Faremo un viaggio nei ricordi più intensi che riusciremo a trovare. Potrebbero non essere stabili. Cerca di resistere. Va bene, dottoressa. Quanto bianco, però, sono appena diventato cieco. Mi senti? Bene. Dottoressa, che succede? Nonostante i ricordi siano molto frammentati. Ma c'è Piper con me, ma però scusami. Devo accedere ai ricordi intatti, sperando di incontrare quello che contiene indizi sull'ubicazione dell'istituto. D'accordo. Piper, te che ci fai qui? Ecco fatto. Questo è il ricordo intatto più lontano che ho trovato. Piper rimane là, vabbè. È ufficiale, gente. La votazione finale dell'app. Abbassa quella maledetta radio! Sto cercando di dormire! Tieni presente che vivrai questi ricordi dal punto di vista di Kellogg. All'inizio potrebbe spiazzarti. Sono convinto che a molti ci vorrà un po' per abituarsi. Gli piaceva Grognak. Bella battuta. La gente aspettava questo momento. Che vuoi dire, mamma? Niente, Connie. Alla gente piace parlare e sperare che sia qualcun altro a tenerli al sicuro. La maestra dice che la RNC ci farà tornare a tempi migliori. Sì, la RNC. Sciocchezze. Non ti ci mando più a scuola se è questo che ti insegnano. Io esco. Dove cazzo sono i miei stivali? Che uomo simpatico. Ascoltami bene, Connie. Prendi questa. Sei grande abbastanza. Vai e ammazza tuo padre. Adesso hai il compito di proteggerci. Tuo padre è inutile, ma tu non diventerai così. Sei un bravo ragazzo. Bravo. E quello che senti alla radio, altre sciocchezze. L'unica cosa che può proteggerti in questo mondo è la pistola che hai in mano. Incredibilmente, devi imparare. È un discorso abbastanza serio. Lo farò, mamma. Te lo prometto.
Non ti deluderò. Bravo, Connie. Sei sempre stato il mio angioletto. Non sembra quello che cerchiamo. No, per niente. Sembra esserci un altro ricordo intatto vicino a te nella sequenza temporale. Eccolo. Allora dammi un secondo che lo raggiungo. Vediamo subito. Ma dai, andrà, che bello bene. Che ero. Vedrai. Oh, ero così giovane. Non siamo nessuno. E poi c'è la bambina. Oh, no, Sara, dobbiamo. Come mio figlio, prima che lo rubassi. Finalmente ho un lavoro stabile e uno stipendio decente. Niente a che vedere con la vita sotto. Sto dicendo che sia stato uno sbaglio. È solo che. Solo che cosa? Sei sicuro delle intenzioni di questi qui? Lo sembrano so, così. Ma indietro. È qui che entro in gioco io. Ehi, il ponte! Aspetta e vedrai. Qualche. Pensavo che San Francisco sarebbe stata l'occasione per un nuovo inizio. Ero quello in gamba. Il cowboy. Ma Piper, dai! Che cazzo, è un ricordo! Con quelle tettone messe sul tavolo. Ero stato io a sparare a Valdez. E lo sapevano tutti. Avevo la via spianata per ogni genere di opportunità. Lo so. Per qualche tempo è andata davvero di lusso. Già, vero Piper, ora levati. Avrò la mia squadra. Non appena troverò i contatti che mi servono. Piper, ma che cazzo, ma sul serio? Vai là. Certo. Deve essere l'istinto materno che si fa sentire. A quanto pare ne ho uno anch'io. Sei bravissima con lei. E non devi preoccuparti per me. Si tratta solo di garantire la sicurezza per la scia. Pattugliare qua e là. Hanno scelto proprio la persona giusta. Ascolta. Piper, sempre a rovinare sti momenti. Vedi questa? È grazie a lei che tu. Sì, è la sua bella pistola quella. Hai ragione, Connie. Sono convinta che qui saremo felici. Con Piper in mezzo. Vedrai. Tranquilla, ci penso io. Oh, che bravo uomo che era. Continuiamo a cercare. Deve essere successo qualcosa di orribile per trasformarlo in questo mostro. Qualcosa di decisamente orribile. Come pensavi che sarebbe finita, Kellogg? Credevi di poterci fregare, ma hai pensato che potevamo essere noi a fregare te? Giusto perché tu lo sappia, sono morte come cagne e tu non eri là ad aiutarmi. Wow, che stronzo! Se posso fare qualcosa, basta chiedere. Sì, devi stare zitta. Ho individuato un altro ricordo. Provo a collegarti. Poveraccio Kellogg, gli hanno ammazzato moglie e figlia. Voleva solo fare carriera per proteggerle. Possiamo accomodarci? Prego. Ma ha i capelli bianchi? Ah no, è solo la luce. O forse sì. No, è la luce, ok. Dicono che ti occupi dei problemi degli altri. Per soldi, ovviamente. Sì, se vengo pagato. Oh, ti pagheremo. E lavori da solo? Esatto. Ti paghiamo al lavoro finito, va bene? No, voglio i soldi ora. Va bene a voi. Chi volete che uccida? Dunque, c'è questa famiglia che vive lontano, lungo il canale. Forse ci siamo quasi. Prova questo. Dove però? Eccolo. Signor Kellogg, mi fa piacere che abbia deciso di incontrarmi. Dunque. Ma Piper! L'istituto. Ah, qua è diventato pelato, ha la cicatrice. Di persona. Come vede, esistiamo. Che cosa vuoi? Ho saputo che ultimamente è stato piuttosto d'intralcio alle nostre operazioni. Non deve più succedere. Faccio quello per cui mi pagano. Se per voi è un problema, c'è un'unica soluzione. Assoldatemi! E quale sarebbe, signor Kellogg? Se lavorassi per voi, niente più problemi. È furbo, Kellogg. Immagino possiate permettervi uno come me. Non credo che comprenda appieno
la situazione in cui si trova. Neanche voi lo comprendete. Io credo di sì. Molto bene. B748. Avvi. La Madonna. Notevole. Forse dopo tutto abbiamo qualcosa di cui parlare. Posso prendermi le armi. Ci siamo quasi. No. Uno di questi deve essere quello giusto. Volevo prendere anche l'altra. Siamo a corto di cervello qui. Quello sembra decisamente intatto. Connessione imminente. Spero che sia il ricordo che ci serve allora. Sì, è proprio lui. Stasi criogenica sospesa. Ma questa sono io? Il computer del volto funzionano ancora. Ma che sul serio? Bene. Controllo i registri. Ma non siamo noi. Devi solo trovarlo. Credo che abbia la mente un po' confusa. Forse il proiettile l'ha destabilizzato. Ah, perché non siamo noi, aspetta. Giustamente. Qua siamo noi, eccoci. Oh, che bella che sono. Ecco. Dov'è mio figlio però? Non lo vedo. È sempre invisibile. Anche nei ricordi di Kellogg è invisibile. Ma che bella che sono. È finita. Siamo salvi. Andrà tutto bene. Sicuramente. Vieni qui. No, aspetta. Vieni no, qui, è mio figlio. Lascia andare il bambino. Non te lo ripeterò. Lo so. Non vi darò, Sean. Oh, però è apparso ora. Porta il bambino fuori da qui e andiamocene. Perlomeno abbiamo ancora il piano B. Sequenza criogenica riavviata. Oh, Sean. Mio figlio. Che problema c'è? Ho quasi finito, Kellogg. Devo solo confermare. Fatto. Siamo a posto. Io... Mi dispiace che tu debba soffrire ancora. Lo so, è ho brutto. Ho trovato un altro ricordo intatto. Dimmi quando te la senti. Subito, non ho problemi, vado subito. È tuo figlio? Ti seguo. Sembra un ricordo molto recente, perciò buone notizie. Sì, e mi vede a quanto pare. Cavolo, stavolta Piper l'ha combinata grossa. Kellogg, tutto a posto. Prima o poi ti faranno saltare la testa se continui a presentarti in questo modo. No. Minimizzare i contatti con i civili è una mia priorità. Ok, lasciamo perdere. Allora, di che si tratta questa volta? Nuovi ordini per te. Uno dei nostri scienziati ha lasciato l'istituto. Lasciato? Ma che collo c'ha, Sean? Ma guarda, è tutto piegato. Diserzione. Il soggetto è il dottor Brian Virgil. Sappiamo che si nasconde da qualche parte nel mare splendente. Ecco il suo file. Wow, qualche testa rotolerà per questo. Sicuramente. Cattura e consegna o semplice eliminazione? Come preferisci. Eliminazione. Ah, sta no. Lavorando a un progetto estremamente riservato. Giustamente. Roba forte, eh? Uno dei geni di bioscienze. Merda. Quindi, immagino prenderai il bambino con te. Affermativo. La tua unica missione è localizzare ed eliminare Virgil. Bimbo, allora vattene. Sì. Stammi vicino e resta fermo. Ok. Padre? Tuo padre è morto, Sean. E hai i capelli blu come me. Hai i miei stessi capelli, Sean. Ma che bellino che sei. Pronto alla trasmissione con Sean. Ciao, signor Kellogg. Hai i miei stessi occhi. Ciao. Già. Rivedervi, come no. Teletrasporto. Adesso è tutto chiaro. Nessuno ha mai trovato l'ingresso dell'istituto perché non c'è alcun ingresso. Buongiorno, Ti tiro fuori da lì.
quando vuoi. Subito allora. Ah, dal televisore. Muoviti con calma, ok? Non so quali siano gli effetti collaterali della procedura. Nessuno l'aveva mai fatto prima. Come ti senti? Na merda! Sto bene, non ti preoccupare. Sto bene, dottoressa. Grazie. Meglio così. Ma devi verificare spesso come stai. Dobbiamo essere sicuri che non vi siano danni a lungo termine. Ho detto che sto bene. Cosa è successo là dentro? C'è questo scienziato, Virgil. Ci sono altre persone che hanno informazioni sull'istituto. Virgil, lo scienziato disertore. Non sapevo che gli scienziati dell'istituto potessero disertare. A quanto pare possono. Questo cambia tutto. Potrebbe avere le risposte che ci servono. Secondo i ricordi, si trova nel mare splendente. Improbabile. Nessuno correrebbe un tale rischio. Ed è proprio lì che andremo invece, Amari. Se ci serve Virgil, allora vado a cercarlo. Se mai decidessi di andare, preparati. Devi trovare un modo per proteggerti dalle radiazioni. C'è un motivo se si chiama mare splendente. C'è un motivo! Non ti preoccupare, troverò il modo. Troverò il modo di affrontare le radiazioni. Non preoccuparti. Buona fortuna. E fai attenzione. Grazie dell'aiuto, Doc. Ho scollegato Mr. Valentine. Ho rimosso l'impianto mentre ti stavi svegliando. Ti aspetta di sopra. Perfetto. Andiamo a vedere come sta Valentine. Una rivista. Ma vieni. Nick, dove sei? Oh, ancora tu, Deacon. Guarda che ti vedo, eh. Tutto bene? Ehi, Valentine. Spero che tu abbia trovato quello che cercavi nella mia testa. Avevo ragione. Dovevo ucciderti mentre eri nel ghiaccio. Ehi, Kellogg, tutto bene? Kellogg, sei tu? Cosa? Di che parli? Niente, non preoccuparti. No, niente. Lascia stare. Se lo dici tu, comunque sia, sto bene. Andiamo avanti. O potrei tornare a Diamond City, visto che tu sei già in buona compagnia. No, no, vieni pure. Andiamo, Nick. Finora è stata una bella avventura. Chissà cosa ci riserva il futuro. Non lo so, ma spero che sarà divertente. Andiamo, Nick.